Hi people of YouTube, welcome back to a new episode of Mario Luigi Partners in Time. A parte gli scherzi, benvenuti in questa nuova puntata. Ci siamo lasciati la scorsa puntata con noi che siamo usciti dalle fognature, perché quelle sono, non erano le cantine quelle del castello, e siamo ritornati qui in superficie. Si è aperto questo buco nel muro che quindi di conseguenza farebbe passare i bambini, ma prima di andare di là c'è anche quest'altra parte che è esplorabile sempre da loro, e ci troviamo un fungo cura, 100 monete perché quando vedi il 20 sempre 5 sono, e un jeans razzo, ok, per chi è? Per i bimbi? Sì, è il jeans che abbiamo trovato anche per Baby Luigi l'altra puntata, perfetto, perfetto, così, ottimo, abbiamo aumentato i danni sia di Mario sia di Luigi Bimbo. Complimenti, complimenti. E questo ce li rende ancora più ottimali. E vediamo, di qua si passa, no? O sì? No, di qua non si passava oltre, perfetto. Allora avanziamo. Mi chiedo solo se da qui a qui riusciamo ad arrivarci con un salto, ma penso di sì a questo punto. Scopriamolo subito. Allora, prima di tutto andiamoci a prendere questo fagiolo. Ecco qua. I fagioli non si lasciano certo indietro. E vediamo, di qua c'è il muro, giusto? Perfetto. Quindi valutiamo subito se riusciamo ad arrivare da questa parte. Sono andato anche troppo. Ecco fatto. Wow, che spreco. Va bene, proseguiamo coi bimbi. E io direi, non penso ci siano grandi nemici, però seguiamoli anche con gli adulti, che non si sa mai. Andiamo di pari passo e vediamo dove andiamo a finire. Tra l'altro, salire qua sopra, adesso come adesso, non mi ricordo a cosa ci dovrebbe in teoria portare. Cioè c'è tutto il pezzo qua col cornicione che è visitabile, per carità. Sicuramente qualcosa troviamo. Ah, ma certo, che stupido. Dobbiamo azionare gli ultimi due raggi, quello lì a sinistra per voi e a destra, quindi di qua per me. Perché come sempre è specchiato, quindi a volte mi confondo dove devo guardare io per voi e voi per me. Vieni. Ah, dannazione, va bene. Oh no, il vecchio. Dobbiamo ucciderlo subito. Ha senso usare il guscio rosso? Ma sì, ne abbiamo 38, vai. Stavo pensando di usare quello verde, ma già che abbiamo il rosso, ne abbiamo tanti, utilizziamoli. Almeno andiamo sul sicuro. Partito verso la stratosfera. Forse riusciamo a tirare giù anche questo qua con quello verde. Vediamo subito. Vabbè, i danni bene o male sono gli stessi. Sai che forse mi sa di no. No, perfetto, 132, non male. Benissimo. A qua non ci sprechiamo neanche. Perfetto, bravo Baby Gigi che avevi il danno aumentato fino a che non ti toccano, bravi. Ok, proseguiamo sempre più avanti. Di qua gli adulti in teoria non possono passare insieme ai bimbi. Vediamo. Allora, credo che facendoci il giro su tutto il muro possiamo fare il giro fino ad arrivare anche all'altro raggio. Però mi sa che questo raggio qui in particolare lo devono attivare solo i bimbi, perché non c'è via di entrata per gli adulti, ovviamente. Mentre l'altro raggio, gli altri possono entrare, giusto? O forse c'era un muro chiuso? Dovrei andare a controllare. Ok, sì, c'era un muro chiuso, quindi dobbiamo far arrivare i bimbi da questa qua, da questa parte, per poterlo aprire. Va bene, questo vuol dire che bimbi, probabilmente voi salirete di livello senza gli adulti. E uccidiamo prima la bomba. Perfetto, bravo Baby Mario. Bravissimo Baby Gigi. Bravo, mamma mia. Ora sì che
Sì, ragiona, bravi bimbi, bravissimi. Allora, aspetta un secondo. Da quella parte si poteva salire. Qua non c'è niente, no? Perfetto, vediamo cosa c'è qua sopra. Allora, ricostituente, pepe rosso e 100 monete. Va bene, non le buttiamo via. Proseguendo per tutto il perimetro del castello, invece, che cosa troviamo? Allora, questo me lo ricordavo, 2 funghi max. Bello, bello, bravi. Ora passiamo dall'altro lato e proseguiamo la nostra scampagnata, che mi sa che si fermerà. Si fermerà a un certo punto. Perché? A meno che, cavolo, vediamo subito. A meno che non ci fa fare di nuovo il giro dal centro e poi ci fa risalire. Dobbiamo uccidere subito o il fantasma o il drago. Il drago, il dinosauro, perché, ecco, se entrava dentro lo potenziava. Che culo, sempli tesser. Vabbè, non è niente di eccezionale, però si apprezza sempre. Probabilmente era anche una percentuale bassa d'ottenimento quella spilla. Sicuramente non è la migliore delle spille, perché vabbè, la semplitessera la potevamo acquistare fin dall'inizio del gioco. Ci semplifica l'utilizzo degli strumenti. Però fa sempre piacere, no? Bella domanda. Di nuovo l'uovo? No, userei il tascategnaccio. Anche se da soli ci penalizza. Ci penalizza perché non abbiamo i bimbi dietro che rallentano il tascategnaccio. Forse con la semplitessera questo oggetto, il tascategnaccio, veramente non ci vuole nulla. È come avere, io ho sbagliato, i bimbi e non averli. Qua ormai avevo fatto tardi. 110, ma non mi conviene usare uno strumento. Ecco fatto, perché sapevo che sarebbe morto. E a questo giro, guscio verde, dovremmo riuscire ad ucciderlo. Tac! Che poi, in realtà, io il guscio, sì, è vero, coi bimbi può infliggere sempre più danno, ma come ho sempre detto, una certa, quando raggiunge una determinata velocità, io smetto di far girare i bimbi perché perdo il ritmo, poi. Che poi è una cavolata, perché è tac, 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 tac. Quindi non è che ci vuole chissà quale ritmica. Però preferisco concentrarmi su una cosa alla volta piuttosto che farne due sbagliandole. Ecco qua, 20 monete. Allora, super funghi, una fortutessera e 3 gusci rossi. Va bene. La fortutessera già ce n'avevamo una, o sbaglio? No, è la prima. Colpi fortunati più frequenti. Non è male, anzi, qua ci sono qualche X, direi di no. Va bene, si prosegue e in teoria non ho fatto in tempo. Stavo per dire forse. Non dobbiamo fare il giro, scusate, mi stavo concentrando sul fantasmino. Non dobbiamo fare il giro, mi sa, perché c'è quel pezzo lì dell'arcata. Perfetto, bravo Mario. Ahia, troppo presto. Chiuso dalla porticina lì di metallo. Non so se avete fatto caso, adesso ve la faccio vedere. Questa qua su cui i bimbi sono appoggiati. In teoria qua dovrebbe essere il pezzo di mezzo, quindi non dovremmo fare più il giro. Esatto, perfetto. Quindi, coi bimbi andiamo a sbloccare il passaggio agli adulti, anche se mi sa che ci fa fare il giro non lungo, di più. Ci sta facendo fare tutto il percorso. Eccolo qua, lo sapevo che c'era un altro fantasma. Benissimo, benissimo, benissimo. Allora, fantasma. Avrei dovuto colpire. Aia. Niente, troppo alto per i bimbi da colpire questo. Probabilmente con Mario e Luigi ce l'avremmo fatta,
ma con i bimbi troppo bassi, non ce la facevano col secondo, con la prima schiacciata, diciamo, col secondo stadio del dinosauro, volevo dire. Allora, vediamo, si prosegue di qua, però qua dentro, esatto, fungo vita, 50 monete, perfetto, oh, mi sembrano di più di 50, perfetto, e la tessera colpo, che cosa fa? La tessera colpo, strumenti infiniti finché non vieni colpito, va bene, sì, niente di eccezionale, ma vabbè, ci sta come oggetto da avere, niente di che purtroppo, però, 100 monete? Mi sembravano 120. Oh, c'è ancora un angioletto. Sai che novità. Allora, altro fantasmino. Let's go, go. Allora. Uccidi vecchietto. Forse dovevo usare quello rosso. Ho sbagliato. Può essere. Oh, beh, un colpo fortunato. Va già bene. Forse ce la caviamo con quello. Ottimo, bravi bimbi. No, meglio uccidere subito lui. Stavo pensando di saltargli in testa, ma non avremmo fatto abbastanza danno da ucciderlo. Quindi il fantasma l'avrebbe potenziato e saremmo finiti nei guai. Benissimo. Saltagli in testa. E saltagli in testa anche tu. Ed è andato. Bene, bravi. 280, nessuno sale di livello, peccato. Allora, di qua c'è un altro percorso che ci fa salire. Con... ma Luigi. Fungo cura, pepe verde e 100 monete. Perfetto. Dai, ci siamo quasi. Vai, bravo. Che strano che però non c'è nulla dentro queste ceste di legno. Dovremmo esserci comunque. Guscio rosso, ultraspora e basta. Allora, apriamo il passaggio. Risaliamo di sopra coi bimbi. Prendiamo questo fagiolo che è nascosto sulle scale. Ecco qua. E rifacciamoci tutto il percorso all'inverso. Prima però prendiamo altre 20 monete. Mi fossi ricordato che prima dovevamo andare da quella parte, avrei evitato di... come si dice? Avrei evitato di andare subito di là con i bimbi. Spero di uccidere subito il fantasmino. Forse ce la facciamo, dai. Perfetto. Ce la facciamo ad ucciderli entrambi. Vediamo, eh. Forse no, eh. Forse o finisce prima o ci morde il culo il tascategnaccio. Siamo andati benissimo. Stava per arrivare a noi, ma ce la siamo cavata. Bravi bimbi e un fungo max. Ok, tutti in posizione. Perfetto. Uno. Anzi, aspetta. Mettiamo gli adulti prima perché erano ancora fuori dal range. Quindi, uno. No. Uno. Due. Vai, bimbi. Blink. Ah, beh, avevamo 10 secondi. Due. E tre. Che in realtà erano 3 e 4, ma va bene così. Perfetto. Il raggio è attivato. Il tubo è aperto. E non ci dovremmo... no, facciamo prima con i bimbi. No, forse no. Con gli adulti dovrebbe esserci il tubo o qua o dall'altra stanza. Eccolo qua, infatti. Così non dobbiamo farci tutto il percorso con uno dei due gruppi da soli. E soprattutto c'è ancora un angioletto da far fuori. Facciamolo fuori tutti assieme, no? Dove ti nascondi, canaglia? Eccolo qua, ciao! Ah! Oh no, è quello da 4, vabbè, fiore mix.
una volta arrivati al Bravo, cioè, smetto anche di caricarlo. Non penso che il danno influisca così incredibilmente in più, ma incredibilmente salgono di livello gli adulti. Non me l'aspettavo. Non so cosa aumentarti, Mario. Cioè, tutte statistiche, tutte sparse. Benissimo. 5 di baffi mi piacciono. Gigi, tu invece come sei con statistiche? Piano piano Gigi sta salendo di velocità, ma ormai siamo a fine gioco e non gli serve più a nulla. 5 di HP, va bene. Perché in realtà qui è PV, però è uguale, è la stessa roba. Benissimo, il tubo è stato aperto. Io direi di tornare però un attimo nel presente a ricaricarci di strumenti. Perfetto, grazie Todd. Ok, ora che abbiamo fatto rifornimento, proseguiamo. Cluc, cluc, cluc. E siamo dall'altra parte del muro, perfetto. Dovremmo quasi esserci ormai. Oh, cacchio, mi ha proprio davanti alla faccia. Sì, tasca tegnaccio. Spero di far fuori prima il fantasma. Anche se uccidere anche il vecchio non mi dispiacerebbe. Aia! Perfetto, fantasma andato, dinosauro andato, vecchio andato, ottimo. Ora dovremmo riuscire, perfetto, a ucciderlo. Bravi Gigi e bravo Mario. Fiore clone, va bene, non ci fa schifo. E se possiamo, evitiamo di farci colpire. Stavo valutando cosa voleva fare. Scategnaccio di nuovo perché almeno li facciamo fuori tutti, se riusciamo in una botta sola. Bravo. Ah, così, subito. Debotto. Bravi. Perfetto. Bravissimi. Mi fa ridere come fa la giravolta per cacciare via il vecchio. Qualcuno sale di livello? Peccato, va bene. Io ci spero ancora di arrivare... Non l'avevo neanche visto. Dicevo, spero ancora di arrivare a fine gioco entro il livello 34. Non ho grandi aspettative, ma la speranza è l'ultima a morire. E chi muore prima, quello che stava sperando. È come sempre una citazione. Scusate il singhiozzo. È come sempre una citazione che spero che qualcuno colga. No, ho sbagliato. Cavolo, ho fatto due errori e non me li potevo permettere. Sì, è ancora tascategnaccio, dai. Oh, la femmina. Ma dai, ma non è possibile, l'ho preso al tempo giusto e lei subito mi ha morso. Eh sì, aia. Ti piacerebbe. Ecco qua, chi potenzierà il fantasma? Benissimo. E allora, tu sei il primo a crepare. Speriamo che anche il bimbo vada. Che poi l'attacco questo qua che fanno con lui che fa lo sparo è il più semplice dei due da evitare. Quello lì che fa lui col bastone non capisco ancora bene il tempismo, ma non è impossibile da evitare. Come avete visto, il primo colpo l'abbiamo evitato. È il secondo che... Allora, i bimbi a livello 34 ci sono. Ops. E gli adulti che mi preoccupa. Va bene, 5 PV non mi fanno schifo. Gigi? Se riuscissimo ad aumentare i baffi... No, l'abbiamo fatto prima, vero? Ah no, i baffi no. Benissimo. Benissimo, quel 6 te lo sei guadagnato. Come sempre, i baffi non sono la priorità assoluta.
Ma schifo non fanno. Schifo non fanno perché la possibilità di avere un colpo fortunato a volte può cambiare almeno di un turno una battaglia. È quasi il doppio dei danni, se non addirittura di più a volte. Lo sapevo. Perfetto. Ah, vecchietto che direi di far fuori subito. Bravi. Visto? Quella minima percentuale in più di baffi che schifo non ci fanno. Ah, troppo presto, Mario. Ecco, questo era il tempo giusto, bravo. Bravi, bravi, bravi. C'è qualcuno nascosto qui, oltre al fantasma? O c'era qualche oggetto da prendere? Allora, qui c'è... Ah, lo shortcut, benissimo. Stavo per dire, qua c'è un oggetto che prenderanno i bimbi. No, Mario. Un po' troppo presto hai lasciato la presa. Ecco qua. Un fungo vita e basta. No, ci sono anche pepi verdi e pepe rosso. Il pepe blu non se lo caga nessuno. Il pepe blu non se lo caga nessuno, che aumenta la velocità. Quindi capisco anche. Però sai com'è, magari quella volta che può servire. Dovremmo esserci ormai. Mi sa che siamo arrivati. Mi sa che adesso ci va dentro la statua. Perfetto. E siamo in teoria arrivati alla parte finale. Siamo arrivati alla fine. E io ti dico che prendiamo questo fungo, questi due funghi vita. Apriamo questo passaggio che non ci serve, perché non ci serve. Però noi ci siamo. Siamo arrivati in cima al castello. Quindi signori, vi ringrazio a tutti per avermi seguito, come al solito mi avete seguito. Se volete dirmi qualcosa, sempre qua sotto. Noi ci vediamo al prossimo episodio. Ciao a tutti!